Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta. Siamo quindi arrivati al 22esimo episodio di Europa Universalis 4 Art of War. Siamo qui con la Prussia. Nello scorso episodio finalmente sono finite queste guerre di Lega, praticamente, e l'Inghilterra è stata abbastanza cattivella, praticamente facendo rilasciare all'Austria due nazioncine, tipo Württemberg, che non so dove diavolo sia, in questo, eccola qui, e il Tirolo, e in più ha fatto dare dei territori indietro alla Svizzera. E adesso quindi siamo noi gli imperatori, è stata fatta una sola riforma, siamo nel 1580 e fino al 1649 potrebbe accadere che la Lega Cattolica ci rifaccia guerra indietro e se la vincono diventano loro imperatori e così via. Perché poi al 1649 praticamente quale dei due fazioni sarà in carica lo sarà poi per sempre fino a fine gioco, non ci sarà più questa possibilità, oppure se loro ci dichiarassero guerra in questo momento e noi vinciamo lo siamo comunque per sempre, se lo sono loro invece cambiano posto e così via. Insomma, spero di essere stato chiaro, mi scuso pure per i problemi con il volume, lo so, ci ho fatto caso, le musiche erano un po' troppo alte, le ho abbassate, speriamo che praticamente riusciate adesso a capire quello che sto dicendo, anche quando ci sono fasi concitate, con uomini che fanno battaglie e così via. Allora, la Danimarca vorrebbe allearsi con me. La Danimarca vorrebbe allearsi con me ed è alleata con Bavaria e Bremen. Io, in verità, ho una mezza idea di vassallizzarla, perché praticamente loro hanno come rivale Holstein e la Svezia. Allora, potrei o vassallizzarla oppure vassallizzare Holstein, che se non era ancora non è mio vassallo, ma potrebbe esserlo. Vediamo un po', sì, gli posso fare un regalo. Oppure potrei, per appunto, vassallizzare Holstein e dargli i territori danesi. Perché no? Potremmo fare il contrario. Quindi, decliniamo l'offerta, grazie. Diamo un bel regalino. Abbiamo posti? Sì, sì, no, infatti sono già alleati nostri, quindi abbiamo posto. Diamo un bel regalino a loro e tra un mese saranno nostri vassalli, a meno che non perdiamo qualcosina. Però, insomma, se non è un mese, giù di lì. Dopodiché vorrò fare guerra proprio a loro. Poi, per quanto riguarda il discorso Sacro Romano Impero, vedete, noi abbiamo un po' di roba fuori e qui, fin qui va bene. Abbiamo preso l'Imperial Ban contro la Borgogna, la Francia e Venezia per fargli lasciare dei territori che loro hanno all'interno del Sacro Romano Impero. Vorrei provare a fare l'imperatore, anche se siamo un po' avanti col tempo in verità, sono passati già 140 anni e l'Austria aveva fatto una sola riforma. Se si riescono a fare tutte e sette, praticamente nasce il Sacro Romano Impero come nazione unificata. Non l'ho mai fatto, come vi ho detto più di una volta, io di campagna all'interno del Sacro Romano Impero non ne ho fatto, quindi per me è tutto un po' nuovo quello che sta succedendo. Ci sono anche le meccaniche nuove, quindi vediamo un po' che succede. Se vedo che alla fine va troppo per le lunghe, le nuove meccaniche veramente non funzionano, vabbè, allora partiremo aggressivi. Quindi adesso l'idea è far guerra intorno al Sacro Romano Impero e non dentro il Sacro Romano Impero, anzi far guerra magari nel Sacro Romano Impero per due motivi: o praticamente far rilasciare dei principi per prendere quindi Imperial Authority, o per... aspettate che ho troppi punti diplomatici. Non riesco a spenderli. Io mi sa che posso prendere un'idea in questo momento e sono indeciso se prendere un'idea di tipo militare o diplomatico. In verità mi piacerebbe tutte e due. Mi piacerebbe o prendere offensive a livello militare, però alla fine siamo già molto forti, quindi magari potrei prendere il trading. Ma lo posso già prendere? O dico fesserie? A livello 14, quindi sì, adesso. Boom. Posso prendere un'idea e vorrei prendere trading proprio per migliorare i soldi che ci portiamo a casa. 41,10, non sono poco, però. O trading oppure diplomatica pure, che mi dà un diplomatico in più, una relazione in più. Improve relations. Province war cost meno 20%. Una bella guerra. Proprio questa non è male. Trade power, un mercante in più. Trade range, trade efficiency, un altro mercante. Trade steering. Sono tutti i soldi che arrivano. Anche se poi alla fine... Vabbè, allora vado per diplomatica. Vai. Allora, in questo momento sblocchiamo un diplomatico in più. E sbloccherà addirittura due, quindi un'altra relazione, perché no?
Allora, quindi riporto le truppe a casa e do l'Imperial Ban. Non so quanto scadono, però. Allora, vediamo un po' i casus belli. Dov'è che me li fa vedere? Non mi ricordo più questa cosa. Relation, casus belli. Allora, abbiamo casus belli contro Bremen di conquista Imperial Ban. Non c'è una data di scadenza, non mi ricordo se ci doveva essere. Oppo. Possibile che è un claim infinito? Vabbè, vedremo. Comunque, vediamo un po' la Borgogna come sta messa, perché sono stati anche loro in questa guerra. Non so a che punto ne siano usciti, non mi sa che non sono rimasti fino all'ultimo. Vediamo come stanno messi. Infatti, hanno praticamente tutte le truppe, però hanno solo 1000 di manpower. E poi, dov'è che stanno? Stanno qui. Vediamo chi hanno alleati. Hanno alleato l'Ungheria, Palatinato, Spagna e Friesland. Aia. Ungheria ha solo Borgogna e Savoia. Se vado contro l'Ungheria, chi viene con me? Viene Lituania e Svezia, che non è male. Se io andassi contro questo, viene con me sempre Lituania e Svezia. La Spagna, facciamo un po' un dimensionamento della Spagna, perché loro avete visto, insomma, che le hanno prese, però sono usciti da tanto dalla guerra, quindi magari hanno anche recuperato. Ed hanno 55.000 uomini, 21.640. Quindi loro messi insieme fanno 120.000. Beh, e l'Ungheria, che credo che sia praticamente l'altra grande, l'Ungheria ne ha 17.000. Invece la Lituania, la Lituania 33.000, però ha tutto il manpower bene. La Svezia. Dov'è la Svezia? Dove diavolo è la Svezia? Sweden, dove sei, Sweden? Eccola qui. La Svezia sta a metà. Vabbè, quindi saremo un bel po' di meno. La Spagna al momento è in guerra da qualche parte? No. Ha una tregua con Papal State e con Napoli. Quindi vedete, Napoli si è liberato, l'Aragona non c'è più. Non lo so, Borgogna magari la rimandiamo a periodi migliori? Nel momento in cui lascerà l'alleanza con loro, con la Spagna? Qui c'è Boemia che vuole il passaggio. Bene, Boemia passa, non so per fare cosa. Sei in guerra? Sì. Allora, Holstein. Parliamo un po'. Ti avevo fatto un regalo, Holstein. Abbiamo perso tutto questo? Che è successo? Perché fai così? Allora, l'alleanza c'è ancora. Allora devo rimettere a migliorare le relazioni. Vabbè. L'avremmo vassalizzata in quel momento. Ho perso il treno. Dovrò aspettare un altro po', ma non fa niente. Allora, potremmo far guerra a loro che hanno Bavaria e Bremen. Quindi sono piccoline. Io gli farei guerra tranquillamente per prendere. Abbiamo l'accesso militare? No, lo dobbiamo cancellare e di corsa. Allora, cancella l'accesso militare. Vediamo il mese prossimo che riusciamo a fare. Ci abbiamo matrimoni? Sì, ci abbiamo pure matrimoni. Non è possibile. Ok, allora aspettiamo che perdiamo il vincolo. Perché quei punti. Ah, 62 anni. Quindi potrebbe accadere da un momento all'altro. Allora, controlliamo a livello a sto punto militare come stiamo messi. 50 di 75 con 50 di manpower. Abbiamo 23, 8, 19. Allora, splittiamo un po' questo. Questo è un po' un episodio così. Dobbiamo un attimo riprenderci. Quella è stata una guerra dove si è persa un po' la bussola. È successo praticamente di tutto. Quindi ci sta che non si riesca subito a fare cose degne di nota. Allora, questi lì, facciamo così. Allora, verifichiamo un po'. Abbiamo 22 mercenari che comunque ci hanno salvato, non abbiamo perso tutto il manpower nella guerra precedente. Le navi, allora, le navi, io prenderei le navi pesanti e le manderei tranquillamente a casa. Prenderei le navi da trasporto e le manderei a casa insieme alle altre. E consoliderei queste. Quindi vediamo un po' come siamo messi a livello militare. 28-19. Qui c'ho
9, 2, 16. Quindi ho pochi cavalli, magari facciamo 4 cavalli e 9 fanti. E per il momento 4 e 9, 13. E vado a 63, quindi ho altri due posti. Però cominciamo con questi. Allora, creiamo un template. Questo leviamoli perché fanno pena i template che ho fatto. Allora, quindi 9, sperando di non fare errori come ho fatto con le barche in qualche episodio fa, dove ho creato tante di quella roba a sbafo. Ok, quindi 9 e 4, d'accordo. Li creiamo dove ci vorrà meno tempo, ci vuole tantissimo. Qua, 136 giorni, va benissimo. Potrei prendere un'altra 3, la prendo, una relazione diplomatica in più, non fa mai male. E posso avere anche il costo. Questa, va benissimo. Missioni. Qual era la missione che ho? Avere più armate della Gran Bretagna, quindi averne 51. Ne abbiamo 50, quindi il prossimo che sorge, praticamente abbiamo fatto questa missione. Abbiamo una nave in più del nostro limite. Vabbè, aspetteremo. Magari alzo un po' la velocità perché siamo in una fase un po' di stanca, così. Ok, abbiamo preso Army Tradition, vediamo il prossimo da fare. Migliorare le difese, far votare Alsace per noi. Alsace che ci dà? Ci dà un bel po' di roba. Imperial Authority. Allora, Alsace. Ma vota già per noi. Cos'è? Si è buggato? Ah, migliorare le relazioni, non far votare. Sta a 100, volo al 100, sta a 33. Sì, potremmo farla. Però è più semplice migliorare le difese qui, in Sandomir. Sandomir. Eccoci qua. Quindi miglioriamo le difese. E andiamo avanti. Dov'è che abbiamo problemi di unrest? Un po' dappertutto, in verità. Strana sta cosa. Vediamo perché. War Exhaustion. Abbiamo ancora la War Exhaustion alle stelle, cosa che avrei dovuto abbassare probabilmente. Ci ho pensato. Ok. Abbiamo tolta tutta. Ok, vediamo adesso dove abbiamo ancora problemi. Il più altro è in Ruthenian. Mi sa che non hanno gradito, è questa Ruthenian, ci sarà del nazionalismo immagino, sì, 4,50 e cultura non accettata e autonomia pure abbassata da poco, quindi vabbè, insomma, c'hanno i loro buoni motivi. Nazionalismo andrà via in 9 anni, quello che c'è, 4 punti e mezzo sono mezzo punto all'anno, e se vuol passare, perché no? Come va con Holstein? Ah, stanno in guerra, sono in guerra? Di difesa. Noi potevamo anche provare a convertire un po' di gente. Questi con chi sono alleati? Con Bavaria, Cologne e Oldenburg. E poi sono. Cologne è un elettore. Bene. Quindi potremmo usarla sta cosa. Quindi facciamolo. Allora, dichiara in guerra loro. Chiamiamo la Svezia, perché no? Non abbiamo casus belli. Porca miseria. Andiamo a fabbricare un claim, quindi. Brunswick, vuoi passare? Certo. Aiken, vuoi passare? Perché no? E quante truppe ancora ci mancano? Altre 13. 32, 12. Quindi 4 ne voglio fare. 4 soldati. E con i cannoni siamo buoni così. Magari facciamo 4, 4, 4. Facciamo 4-4-4. Modulo all'americana. Ok, facciamo un altro template. Noi facciamo un bel 4, un altro 4 su 12 province e andiamo avanti. Eccolo qua. 91 giorni. Bene. Quindi a Ruthenian c'è del problema di arresto, quindi magari è il caso che ci andiamo a parcheggiare le nostre truppe. Ok. Fatto, un'altra missione è andata.
Vediamo un po'. Reclaim the Holy City. Jerusalem owned by Prussia. Wow, che succede se faccio questo? 40 prestigio e 1000 ducati. Gerusalemme, chi ce l'ha Gerusalemme? Dove sta Gerusalemme? Scusate, eh? Gerusalemme. Dovrebbe essere, eccola qua. Quindi ce l'hanno i mamelucchi. E mai come faccio un caso sbelli contro questi, scusate. Me lo dà lui? Yemen, Oman, Adal. Ma come ci arrivo lì giù però? Cioè, macello, no, lasciamo aperto. Sarebbe carina come cosa, ma. Chi c'è morto? Chi c'è morto? C'è morto. C'è morto qualcuno. Un royal marriage che è finito. Abbiamo ancora il matrimonio. Ah, abbiamo ancora il re? Porca miseria, il re. Che durante la guerra non riuscivamo a togliere questo passaggio. Non si sa per quale motivo astruso. Eccole qua che fioccano le richieste di alleanza. La Boemia, tutto ad un tratto, vuole diventare nostro alleato. Che c'ha 21. Quindi potrei avere relazioni a 100 e guadagno questo. Quindi vabbè, lo facciamo. Questa adesso è una cosa che tocca fare. Ormai la Boemia è diventata piccolissima. E magari le mando qualcuno per migliorare le relazioni, anzi forse è più semplice un regalo, eccolo qua, e gli diamo il passaggio, ce l'hanno già, a quel punto migliorano le relazioni. Vogliono sposarsi? No. No, sposarsi no, non voglio legami per la vita. Ok, quindi ci arriveremo pian piano. Abbiamo non manco visto chi erano le altre alleanze, vabbè, pazienza. Ok, quindi abbiamo preso questo, abbiamo preso il casus belli contro la Sassonia. Di nuovo loro che ci vogliono sposare, ho detto di no. Smettila. Allora, quindi, Oldeburgo e Bavaria contro noi, la Boemia, perché no, e la Svezia. Vabbè, andiamo, ci divertiamo. Ah, Holstein ha finito la guerra. Un attimo, eh. No, Holstein non ha finito la guerra. Vabbè, quindi dichiarano guerra a loro. Questo mi sa che non è bilanciatissimo, questo esercito, ma ce ne freghiamo comunque. Noi siamo l'imperatore, quindi possiamo anche andare dappertutto una volta che abbiamo dichiarato guerra. Perdiamo soldi, mi fa piacere. Tocca verificare subito perché. Ok. Bavaria, vai a casa. Holstein. Ma sei sceso in guerra a fianco nostro? No, sei in un'altra guerra contro di loro, va bene. Ma com'è che questi niente, non si riesce ad arrivare più a 190? Incredibile. Abbiamo perso il matrimonio con loro? Probabilmente. Se no, io a sto punto vassallizzo la Danimarca e poi attacco Holstein e sti cavoli. E gliela do. Allora, contro chi stiamo? Bavaria. Dove sei Bavaria? Bavaria. Ti ho persa Bavaria? Questa è diventata la Bavaria di questi tempi. Ok, andiamo pure. Siamo un po' alla velocità. Siamo secondi, eh? Siamo terzi, mi ricordo, in una delle puntate. Hanno dato sta cosa. Ok, quindi assediamo Bavaria e ci mancherebbe Oldeburgo. Oldeburgo è qui su. Ed è... grandicello Oldeburgo. Confina con noi? No, questo è Oldeburgo. Giusto? No, questo è Friesland. Di questo è Oldeburgo. Ah, guarda come è diventata grande. Confina addirittura con noi. Vabbè, siamo lì a perdere uomini. Con loro possiamo sposarci. Ah, ecco cos'è. Abbiamo perso il matrimonio. Ok. Con chi sono in guerra questi? Con... Sassonia proprio, quindi vabbè, finito questa, probabilmente non avranno più problemi. Vedete, Oldeburgo già vuol far pace. Eh no, Oldeburgo, se sei cattolica mi dovrai diventare protestante. C'è poco da fare. Siamo primi in classifica, abbiamo superato tutti. Ok. A posto.
Allora, un asset è andato, quindi Bavaria è andata. Allora, Bavaria le chiediamo di cambiare religione minimo. Quindi, 151%. Perché? Perché non è obiettivo primario di guerra. Vabbè, allora facciamo così. War reparation. Ti perdi i tuoi alleati, gli dai tutti i tuoi soldini. Quindi, ah, ma c'hai più province. Vabbè, comunque inutile. Ciao. E ce ne andiamo. Poi magari andiamo a parlare dopo con Oldeburgo appena si può. Questi sono mercenari, ok, allora li mettiamo. Anzi, che cosa diavolo stiamo assediando qui, tra parentesi? Non è Oldeburgo quella. So cosa sia questa. È Brunswick. Ok. Ok, 42 manpower in Danzica. Un best tax in Danzica mi piace di più. Cade. Allora, Oldeburgo, vediamo un po' Oldeburgo, se invece Oldeburgo riusciamo a convertirla. 102%, mi possino. No, vabbè, allora War Reparation pure tu. Tutti i tuoi soldi. Perdi le tue alleanze. E restituisci Hannover a Brunswick. Perché no? Ah, aspettate, gli posso far rilasciare qualcuno? Sì, Hansa! Aspettate, questa è bella, eh? Questo è un colpo di classe. Così. E i soldi. E alleanze con Colò. Alleanze con Guerre. E te ne vai. Vedete, prendiamo pure un po' di imperatori. Non so quanta, sinceramente. 4 punti perché abbiamo fatto liberare Lanza. Lanza. Dov'è Lanza? Eccola qua. Ciao Lanza. Buongiorno. Ok, quindi Lanza è tornata tra noi. Quindi facciamo anche quest'altra pace veloce con la Sassonia. Loro sicuramente li possiamo convertire perché sono il nostro target diretto di guerra. Forse dovevamo tirarci dentro tutti. 11% per la... Poi War Reparation. Ti faccio perdere pure a te le tue belle alleanze. E questa è. Potrei vassalizzarla, ma... vabbè, ciao. Quanto prendiamo? Altri 4 punti. Siamo quindi a 14. Io direi che con questo possiamo chiudere questo episodio. Grazie ragazzi come sempre dell'attenzione. Ci vediamo al prossimo.